Elevata paura a bordo di un autobus dell'ATAC della linea 495, che viaggiava in viale del Mulo Torto a Roma, cuore pulsante della Roma, bene, direzione Flaminio, piazza Fiume. Erano le 8:30 di oggi, 1º giugno 2016, quando il mezzo in questione avrebbe improvvisamente preso fuoco, andando quasi completamente distrutto. Solo l'intervento immediato provvidenziale di una pattuglia di carabinieri in borghese di passaggio ha consentito di, per l'appunto, limitare i danni del veicolo. La carreggiata è stata chiusa ovviamente al traffico, con elevate ripercussioni sulla viabilità. L'incendio sarebbe divampato dal motore per un problema di surriscaldamento o per una perdita di gasolio. Tra i passeggeri si sarebbe scatenato il panico perché le fiamme alte avrebbero avvolto l'autobus in pochi secondi. Per fortuna nessuno si è fatto male, sul posto ben 5 squadre dei vigili del fuoco. I carabinieri in borghese nel reparto operativo di Roma viaggiavano nella direzione di marcia opposta a quella del bus, quando però hanno notato, quasi per magia, fuoriuscire dal mezzo pubblico in questione del fumo. I militari così sono scesi in strada, hanno aiutato i passeggeri dal bus a scendere, mettendo in sicurezza l'area interessata in attesa dei pompieri. Il rischio era che si verificasse un'esplosione completa. Il fumo denso, incanalandosi nella vicina galleria, avrebbe potuto provocare malori ai conducenti di auto e moto. Avevamo sentito puzzo di bruciato poco prima, avrebbero detto alcuni soccorritori. È stata una tragedia sfiorata. Se fosse accaduto in galleria, sarebbe molto più grave. Bene, questo sarebbe quanto, che dire, una situazione triste, assurda, negativa, una situazione di cui purtroppo bisogna rendersene conto. Grazie, capita che si verifichino gesti, situazioni come queste, speriamo che non si verifichino mai più.